Salve a web spettatori di Nano TV, siamo con l'assessore Nunzio Cennamo, l'ingegnere Nunzio Cennamo, qui al comune di Crispano. Poco fa terminata una giunta, no? Stavate al lavoro ancora a quest'ora. È il martedì 29 marzo, sono le 9:30 di sera. Cogliamo l'occasione, insomma, di parlare con l'assessore al bilancio sull'iter del bilancio partecipato, no? Sì, appena si è conclusa questa iniziativa messa in campo per la prima volta nell'area nord di Napoli. Quali le prime impressioni, assessore? Allora, si tratta di un progetto che ci ha affascinato molto, sia come parte politica che come parte amministrativa. Hanno lavorato a questo progetto straordinario 12 studenti universitari che per 3 mesi, attraverso un progetto di borse lavoro, hanno somministrato circa 3.000 test a tutte le famiglie di Crispano. I campioni Cioè, quindi un raccolti. test consegnato a tutte le famiglie, Sì, tutte le quindi famiglie di partecipato con Crispano tutti i hanno partecipato, cittadini. diciamo, in particolare il territorio è stato mappato in 6 macro aree. Queste 6 macro aree sono state poi affidate a coppie di studenti universitari. Quindi ad ogni coppia di studenti universitari è stata affidata una di queste 6 macro aree. Consegnato questo test. Consegnato questo test, sono stati poi raccolti. E il risultato è un campione abbastanza distribuito. Ovviamente, diciamo, non ci aspettavamo che partecipassero il 100% delle Qual è stata famiglie. la percentuale La di percentuale è stata partecipazione? altissima, abbiamo migliaia di test, ma soprattutto il dato Avete superato statistico, il 50%? sì, soprattutto il dato statistico straordinario è che questo campione è distribuito in modo uniforme su tutto il territorio e non solo. I dati sono divisi per quartiere e quindi abbiamo sia il campione relativo al singolo quartiere che il campione relativo a tutta la città. Quindi avete raccolto, insomma, una mole di informazioni Sì, importanti, indicazioni delle considerato cittadini. che è il primo esperimento di democrazia partecipata, attiva, diretta, che viene esercitato nell'area nord di Napoli, è un campione raccolto straordinario da un punto di vista statistico. Bene, È quindi andato quali sono molto stati oltre. gli indirizzi che vi hanno dato i cittadini? Sono stati utili? Come presenterete i risultati alla città? Allora, i campioni sono stati elaborati da un software particolare, appunto per dare risposte sia alla singola macroarea che è stata analizzata, sia risposte, diciamo, generali per quanto riguarda l'orientamento politico di tutta la città. Questi dati saranno presentati così come li abbiamo raccolti, cioè quartiere per quartiere. Quindi nel mese di aprile saranno previste diverse assemblee con la cittadinanza. Stavamo pensando a dei luoghi di incontro come bar, caffè, in cui andremo ad incontrare la cittadinanza per presentare le loro scelte. Quindi faremo una collana Quindi di. un'ulteriore discussione sui dati Esatto, sui dati raccolti. raccolti. Quindi all'interno del singolo quartiere saranno presentati i dati raccolti in quel quartiere e i dati complessivi di tutta la città, per vedere anche eventualmente la distanza tra un quartiere e il resto della città o la distanza tra i vari quartieri, per amplificare il concetto della distanza sociale e politica anche tra diverse aree della città. Ma parliamo un po' meglio del bilancio partecipato. Il bilancio partecipato significa che questo comune, prima di elaborare un bilancio che Esatto. sarà, diciamo, il bilancio Del preventivo 2011, esatto. della spesa, decide insieme ai cittadini come vogliamo investire i Allora, soldi di questo comune. organizza circa 6-7 mesi prima una campagna che è fatta di diverse fasi. La prima fase, diciamo, è quella di somministrare dei test per raccogliere le istanze dal basso. Poi questi dati vengono elaborati in una seconda fase e tutte quelle che sono le proposte che possono essere attuate coerenti con l'attività amministrativa, col programma Cioè, è elettorale ovvio, di questo 100 cittadini partito. potrebbero dire vogliamo O l'aeroporto vogliamo la qui, cioè, quindi ho Luna, quindi c'è uno studio di capito. fattibilità su quanto Bene. è emerso. Poi, una volta tutte quelle che risultano ammissibili vengono, diciamo, elaborate, quella più votata in qualche modo, che risulta fattibile, viene adottata all'interno del bilancio dell'amministrazione. Perché è importante il bilancio partecipativo? È importante perché è il primo paradigma di democrazia attiva dal basso
Quindi scelte condivise. Che fa da volano a tutta una serie di altre attività che desideriamo diventano partecipate. Quindi voi volete amministrare con... Faccio un esempio, bisogna fare una variante al piano regolatore. Perché non immaginare che questo avvenga attraverso un processo di democrazia partecipata, quindi dal basso, decidere insieme alla cittadinanza se è il caso o meno di fare questa variante al piano regolatore. Oppure bisogna decidere su che cosa fare di una particolare struttura comunale, a che cosa destinarla. Perché non è immaginabile all'interno di questo nuovo approccio democratico una partecipazione dal basso del cittadino che diventa attivo all'interno delle scelte e non più uno che delega. Questo Lei è il sembra concetto. entusiasta, no? di questa novità, insomma, che ha portato qui nella città di Crispano. Eppure certi settori della stampa locale, con la solita bordata alla giunta Esposito, la coinvolgono anche in una polemica sul bilancio partecipato. Nei fatti, insomma, lamentano in un articolo che abbiamo letto anche noi che qualche test non è stato ritirato e quindi è nata una polemica. Su questa, vorrei replicare, assessore. Allora, in realtà a me la cosa dispiace perché da un lato sottende, diciamo, un approccio da un punto di vista statistico e da un punto di vista legislativo in termini di azioni relative al bilancio partecipato da un punto di vista proprio tecnico fondamentalmente errata, perché un po' voglio usare un esempio per semplificare il concetto, un po' come pretendere che durante le elezioni vada a votare il 100% degli aventi diritti, il che è assurdo, diciamo. Non è possibile immaginare un campione che sia praticamente pari al 100%, diciamo, di quello che uno si è No, ma preso. addirittura dicono, insomma, polemizzano con lei, ho letto tra le righe, polemizzano con lei sulla questione, dice non sono passati a ritirarla, lei risponde, insomma, se uno è veramente interessato a partecipare a questa cosa, può anche, insomma, consegnarlo al comune se ci sa, oppure chiamare il Allora, non ho comune. detto questo. Allora, ho detto attraverso un bollettino che è Loro hanno stato riportato questo pubblicato, però con la allora, stampa. attraverso un bollettino che è pubblicato sul sito istituzionale, sul nuovo portale del comune, abbiamo invitato la cittadinanza a segnalare eventuali disfunzioni nell'esercizio In campo, ho messo capito. in atto Ah, dagli quindi, ho studenti capito. universitari. Ove mai, diciamo, qualche studente universitario non si sia comportato in modo coerente con quanto stabilito, diciamo, sul tavolo di progettazione. Quindi lei Allora, dice. in realtà abbiamo invitato i cittadini a segnalare eventuali disservizi e non a consegnare il test, diciamo. E quindi il discorso della democrazia partecipata passa anche attraverso questo, cioè il cittadino che si trova, diciamo, in uno stato in cui il test non è stato ritirato, non fa polemiche, cerca di aiutare l'amministrazione Che amministra la sua che città. amministra la sua città col suo aiuto per superare questo problema e per rendere, diciamo, questo esercizio democratico sempre più perfetto. Ricordiamoci che è il primo esperimento di democrazia partecipata e non a Crispano, ma in assoluto in tutta l'area nord di Napoli e forse in Campania, in un contesto così difficile. E quando certi giornali locali pongono istanze forti su cui mi trovano pienamente d'accordo, volte alla legalità, io dico che in una realtà così complessa come la nostra, la legalità parte dalla democrazia dal basso. Non c'è legalità, non c'è libertà, non c'è diritto se non attraverso una democrazia partecipata, attraverso una cittadinanza attiva, perché la legalità non si impone dall'alto, la legalità parte dal basso, una sorta di liberazione, una sorta di rivoluzione culturale e quindi lo strumento utile alle legalità non è altro che la democrazia partecipata che si manifesta attraverso mille paradigmi, tra cui il bilancio partecipato può essere uno dei primi a disseminare all'interno della città una cultura diversa della politica. Quindi la politica non è più delega, ma è una militanza, è una sorta, diciamo, di scoperta continua di poter
incidere, di poter contare e quindi di poter migliorare il futuro dei propri figli dal basso. Questo è il concetto che vogliamo ottenere attraverso il bilancio partecipativo. Chi attacca in questo momento il bilancio partecipativo e quindi l'esperimento e quindi il teorema che sottende è contro la democrazia partecipata, è contro la cittadinanza attiva e contro la liberazione di queste terre da ogni forma di oppressione. Bene, io penso che abbiamo detto tutto sul bilancio partecipato. Cosa farete quindi nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni cominceremo questa campagna dopo il durissimo lavoro volto a analizzare i dati vanno analizzati in modo scientifico perché la politica, come dico sempre, non è altro che una scienza applicata e il bilancio partecipativo lo dimostra. Il bilancio partecipativo non è una mera assemblea in cui si chiede alle persone che cosa vogliono, è un processo organico fatto di tanti passi che in 6-7 mesi di duro lavoro portano in modo scientifico. Quindi ci sarà la Secondo consegna la dei dati e la discussione. teoria della probabilità e secondo i principi classici della statistica, il contributo della cittadinanza alle istituzioni, Bene. dando sia una forma di orientamento politico, sia dei consigli proprio pratici su che cosa fare. Benissimo, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha Grazie dedicato. Siamo stati con l'assessore Nunzio a voi. Cennamo. Un'ultima cosa che Prego. volevo aggiungere è un complimento a Nano TV. Sono stato forse uno dei primi a essere intervistato tanti anni fa e devo dire che le interviste di questi giorni a Bianca Berlinguer, a Pasquino e a tanti altri ospiti illustri della vostra Nano TV sembrano quasi un paradigma scientifico, perché come la nanotecnologia ha rivoluzionato tutta la scienza di oggi, la vostra Nano TV in qualche modo ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione, il modo di fare informazione e quindi veramente complimenti a Nano TV. Grazie assessore, vi Grazie a aspettiamo come voi. sempre su napolinord.it e boxnews.it. Grazie a Grazie. voi, E grazie arrivederci. anche per le sue belle parole. Grazie a voi.